La Juventus ha praticamente chiuso un colpo da 90, una Juventus scatenata sul mercato ed è una Juventus che finalmente è pronta a mettere qualità e quantità a questo centrocampo. Ed è per questo che si è praticamente assicurata Douglas Luiz. Ma scopriamo nel dettaglio tutto, la trattativa, le caratteristiche del ragazzo e soprattutto quello che verrà dopo rispetto a questa trattativa. Quindi sviluppiamo tutta l'analisi sul calciomercato e sulle altre trattative che potranno rinforzare la Juventus qui su FC Amini Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti. In un mondo dell'intrattenimento che vi chiede continuamente soldi, beh, qui troverete tutto in maniera super super gratuita. E allora, perché la Juventus ha fatto di tutto per potersi portare a casa Douglas Luiz? Perché la Juventus ha chiesto anche a Thiago Motta l'ok per questo trasferimento, che è chiaramente arrivato dal tecnico italo-brasiliano, che sappiamo aver firmato da poco il suo contratto con la Juventus? Beh, perché è semplicemente un centrocampista completo. Ed è il motivo per il quale la Juventus ha deciso di fare il colpaccio con Douglas Luiz. Douglas Costa è un altro ex juventino, anche lui brasiliano, che ha lasciato parecchi ricordi positivi. Giocava in un altro ruolo. Questo è un ruolo invece che serve, perché un centrocampista come Luiz serviva tanto. Un centrocampista deciso, tanto un centrocampista di grande temperamento, cioè un giocatore che dà tanta sostanza a centrocampo, ma dà anche tanta qualità. Non a caso finisce la stagione con 10 gol e 10 assist, numeri tra l'altro non paragonabili ad altri, perché semplicemente perché lui gioca in Premier League. Quindi ottenere quei numeri là in Ligue 1 o in Serie A non è la stessa cosa che ottenerli nella Premier League. Non è soltanto un centrocampista però offensivo, perché pensi a 10 gol, pensi a 10 assist, pensi quindi a un centrocampista che ha supporto delle punte, che magari è più quasi un trequartista. Ed invece no, perché è un giocatore anche molto difensivo, è il classico centrocampista moderno. Nel gioco di Thiago Motta, infatti, i difensori molto spesso devono andare quasi a coprire i difensori centrali. L'abbiamo detto, nel ruolo di difensore centrale nel Bologna c'era un certo Calafiori, guarda caso obiettivo della Juventus, e Calafiori era spesso chiamato a fare un gioco particolare, cioè staccarsi dalla linea dei quattro difensiva e andare a posizionarsi quasi a centrocampo, al fianco del centrocampista, e alle volte anche andare in fase un po' più avanzata. Quando ciò succede, il centrocampista deve arretrare, deve fungere quasi da difensore aggiunto, e Douglas Luiz può fare benissimo perché ha tempi perfetti, perché ha capacità difensiva e lettura di gioco importante. È un giocatore quindi che, guarda caso, ha richiesto espressamente Thiago Motta. Cioè, quando si è aperto lo scenario di un Douglas Luiz che poteva essere accostato alla Juventus, Giuntoli ha immediatamente contattato Thiago Motta per dire: che ne pensi di questo innesto? E la risposta è stata sicuramente positiva. Ed è per questo che secondo me può essere fondamentale nella Juventus e in campionato di Serie A, per garantire il bilanciamento e l'equilibrio giusto al gioco di Thiago Motta. È abile quindi in fase difensiva, perché è un grande recuperatore di pallone, uno di quelli che lo vedi correre per 95 minuti e più, ma è anche molto utile, ed è questa la cosa più importante, in fase offensiva, perché è abilissimo negli inserimenti, una qualità che manca da tanto tempo ai centrocampisti della Juventus. È molto bravo sui calci piazzati, e quindi calci di punizione e calci di rigore, altro aspetto fondamentale. Tira da fuori area, ed è un altro aspetto che serve tanto a questa Juve, ed ha ottima qualità sotto porta, ma anche nel palleggio. Quindi possiamo dire un centrocampista assolutamente completo. È un mediano, quindi, perché è un mediano, perché è perfetto per giocare nel 4-2-3-1 di fronte alla difesa, ma col vizio del gol. Cosa chiedere di più? Può giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. Lui, a mio avviso, è perfetto nel centrocampo a due. Quindi io vedo, non so, perfettamente un centrocampo a due con lui e Rabiot più a supporto della difesa, e con un Koopmeiners che invece si avvicina un po' di più alla fase offensiva, qualora dovesse arrivare chiaramente Koopmeiners. Stiamo andando un po' avanti nello scacchiere tattico, tecnico-tattico di Thiago Motta, però stiamo comunque parlando di un'ipotesi fattibile, perché se veramente la Juventus arriva a prendere Koopmeiners, beh, siamo di fronte a un centrocampo di altissimo livello. Questa è una versatilità che piace molto a Thiago Motta, e che secondo me lo può rendere un calciatore unico. Lo può far sì che la Juventus, cioè la Juventus tra le mani, può avere un grandissimo giocatore. Il prototipo del calciatore moderno, il prototipo del calciatore box to box, cioè che lo vedi un attimo prima in difesa, un attimo dopo a centrocampo.
un attimo dopo in attacco, però. E non è un gigante, perché molti pensano che lui sia giocatore fisico, quindi 1,90. No, è 1,78. Quindi non è esattamente un gigante, è un giocatore di un'altezza media, però questo baricentro non troppo alto gli consente quindi di avere un buon piede. Molto spesso i calciatori molto alti fanno un po' di fatica a essere tecnicamente eccelsi. Il giocatore col baricentro un po' più basso, storicamente, diciamo, è un po' più abile da questo punto di vista. Ed è soprattutto un giocatore di grande caparbietà, questo è un aspetto che piace molto agli allenatori, che è unico sia in fase difensiva che in fase offensiva, molto attento a fare filtro a centrocampo, quindi se si mette a due accanto a un altro centrocampista riesce a fare bene filtro a centrocampo, ed è uno di quelli che si fa sentire, il contrasto, lo spalla a spalla con l'avversario lo fa sentire, e come, soprattutto giocatore di grandissima personalità. Questo è un aspetto importante, la personalità di questo ragazzo è evidente. Si andrebbe aggiungere a una piccola colonia di calciatori brasiliani, abbiamo detto appunto Bremer, abbiamo detto Danilo, non ci sarà più Alexandro, però si andrebbe aggiungere a un pacchetto difensivo in cui c'è Bremer, c'è Danilo, e si aggiungerebbe anche lui che non gioca in difesa ma davanti alla difesa fa filtro. Quindi è molto fisico, è un giocatore di grande quantità, ma da buon brasiliano è molto bravo nel palleggio. Cioè il piede di Douglas Luiz è un piede importante, non a caso 10 gol, 10 assist, non parliamo di uno che fa 2 gol. È uno che è molto bravo anche a verticalizzare, è uno di quelli che magari non ti fa il gol spettacolare, ma fa tante di quelle cose all'interno del campo e tante di quelle cose all'interno della partita che sono veramente utilissime. Come abbiamo detto, ha ottimi tempi di inserimento, alla Juventus servono giocatori di qualità ma anche di gol, da gol. Cioè giocatori che chiudono la stagione con 6, 7, 8, 9 gol, non una volta ogni tanto, ogni stagione. A Juventus ha bisogno di questo, a Juventus ha bisogno di uno che calcia da fuori aria, che tira le punizioni, che fa tanto. E lui è uno che fa tanto. È un ex City, lo prende giovanissimo il City dal Brasile, lo scarica un po' troppo presto perché lo non lo ritiene ancora pronto e lo manda in Premier League. Oggi lui è uno dei migliori centrocampisti in Europa ed è uno dei migliori centrocampisti della Premier League, non a caso. Lui e Rabiot secondo me potrebbero essere perfetti per giocare davanti alla difesa. Secondo me l'acquisto di Douglas Luiz a questo punto mi fa pensare un po' al futuro di Locatelli, perché a questo punto occhio Locatelli, vero che servono tanti giocatori, però vedo molto meno spazio per Locatelli con Douglas Luiz, a meno che la Juventus non riesca a, cioè sempre che la Juventus riesca a rinnovare Rabiot, questo è un altro aspetto da considerare. E quindi questo è il giocatore che è stato preso di fatto alla Juventus. Un'operazione vicinissima al portare alla Juve un giocatore che secondo me sposta gli equilibri, sposta diametralmente gli equilibri di un centrocampo che ne aveva assolutamente bisogno.